Iniziamo immediatamente perché vedo che nel frattempo vi siete collegati, entriamo subito nell'argomento. Voglio dare il benvenuto per chi ci stesse seguendo e si fosse collegato adesso, voglio dare il benvenuto a Concetto Vecchio, l'autore di questo libro, L'ultimo compagno, una biografia di Emanuele Macaluso. E stavamo appunto parlando di questo libro che è l'oggetto di questa puntata dell'Anamnesi, il nostro format delle interviste. Tra l'altro voglio approfittarne subito per ringraziare l'editore Chiare Lettere, in particolare Tommaso, che non solo mi ha aiutato ad organizzare questa intervista, ma in realtà mi ha fatto un favore, cioè mi ha fatto conoscere un libro e diciamo una storia, anche se vogliamo, che probabilmente da solo non mi sarei mai andato a cercare. E questo è il concetto che ho tentato di spiegare proprio all'inizio di questa puntata ed è la prima cosa da cui voglio esordire, diciamo, per introdurre questo libro, che è una biografia. E giustamente prima l'autore in privato, diciamo, mi diceva non è una cosa particolarmente facile da fare, soprattutto in Italia, adesso magari ci spiegherà perché, ma è una biografia di un personaggio veramente incredibile, ok? E assolutamente, secondo me, interessante. Parliamo di una persona che ha percorso, diciamo, praticamente non tutto, però una parte rilevante del secolo scorso e che ha visto passare sotto i suoi occhi molti avvenimenti che sono diventati poi avvenimenti storici. Io le voglio chiedere come prima cosa come l'ha conosciuto Emanuele Macaluso? Quando è che per la prima volta è entrato in contatto con lui? Ovviamente lo conosceva già prima di entrare in contatto con lui. Com'è stato il primo incontro? Allora, è stato abbastanza particolare perché io lo racconto nel libro. Io ho conosciuto Emanuele Macaluso nell'ottobre del 2008 per un'intervista che andai a fargli sulla crisi della sinistra italiana, ed è stata poi la prima di una lunghissima serie di interviste che ho fatto nel corso della mia vita professionale. E mi ricordo fu un incontro abbastanza così non semplicissimo all'inizio, perché io ero molto diffidente nei confronti di Macaluso, perché da ragazzo non mi piaceva. Non mi piaceva come figura, non mi piaceva come personaggio politico. Macaluso è stato un dirigente comunista, è stato sindacalista e rappresentava la cosiddetta ala destra del Partito Comunista, che aveva all'epoca fama di essere troppo pragmatica, troppo riformista. E quelli che avevano 20 anni ai tempi miei, se guardavano a sinistra, io non ero comunista, però voglio dire, guardavano in genere ad Ingrao, quindi a figure come Piero Ingrao, che avevano una, come dire, visione più di sinistra, idealmente più robusta. Quindi io mi ricordo andai a questo incontro con una certa diffidenza. Devo dire che la prima ora fu piuttosto, come dire, ebbi l'impressione che tutti i pregiudizi che io nutrivo nei confronti del personaggio si confermassero in qualche modo. Invece devo dire che poi, nel corso di questa chiacchierata, scoprì un mondo. Cioè, che le cose che io pensavo di Macaluso in realtà erano in parte figlie di un pregiudizio e soprattutto anche figlie di una certa ignoranza e baldanza giovanile che avevo. Perché venne fuori, nel corso di questa lunga chiacchierata, una figura che aveva veramente attraversato il secolo e soprattutto aveva compiuto dei passaggi nella sua vita che erano storicamente straordinari. Cioè, era uno che aveva combattuto il fascismo dentro una cellula di antifascisti nella Caltanissetta della fine degli anni 30, i primi anni 40, e con figure come Leonardo Sciascia, come incrociò lo scrittore Elio Vittorini, con figure dell'antifascismo siciliano che a me all'epoca non dicevano niente, come Girolamo Li Causi, Luzio Boccadutri, e poi soprattutto era stato protagonista delle lotte contadine nelle occupazioni delle terre nel primo dopoguerra. E mi disse subito che era stato arrestato per adulterio per una legge fascista nel 1944, una cosa che mi fece enorme impressione. Fu vittima di una carrognata politica, mi ricordo che mi disse, degli avversari politici che l'avevano denunciato. Era un'Italia in cui si finiva in galera per adulterio. In questo caso Macaluso aveva una relazione con una donna sposata,
che poi diverrà in seguito la sua compagna e la madre dei suoi due figli. E questo episodio mi fece un'enorme impressione, perché fu anche quella un'ingiustizia figlia di quel tempo lì. E poi, insomma, venne fuori una figura che aveva veramente attraversato la storia, che aveva soprattutto mostrato uno straordinario coraggio politico, perché bisognava avere un enorme coraggio politico nei primissimi anni del dopoguerra in Sicilia per combattere la mafia. Nel senso che lui mi raccontò che nel 1944 andò a Villalba, che è un paese nella provincia di Caltanissetta, con Girolamo Licausi, che era il capo dei comunisti siciliani, ma Caluso aveva 19 anni, e andarono a questo comizio, a fare questo comizio nel cuore di un paese retto dal capo della mafia siciliana, che era Calogero Vizzini. E non appena iniziarono a fare questo comizio, la mafia, Calogero Vizzini diede l'ordine di sparare, e gli spararono addosso. E erano tutti episodi così che lui raccontava, e devo dire erano degli episodi cinematografici, epici, che mi fecero un'enorme impressione. E lì nacque poi in realtà un'amicizia da cronista, perché io l'ho sempre seguito da cronista, in cui ho capito che era un personaggio che aveva una storia enorme da raccontare. E quindi ci siamo frequentati moltissimo per tanti anni, ecco. È già una storia interessante, infatti, anche per come si è sviluppata. Ma una cosa la devo chiedere, perché qua immagino non tutti, io stesso non ho una particolare, diciamo, conoscenza della storia del Partito Comunista attraverso il secolo scorso, non perlomeno molto precisa. Quello che immagino che qualcuno si può star chiedendo in questo momento è: cosa significa quando parliamo dell'ala destra riformista del PC? Cioè, perché quell'ala stava particolarmente antipatica ora in visa a una parte, diciamo, del bacino elettorale, immagino, se ho capito bene, quelli più giovani? Cioè, quali erano le istanze che portavano avanti, quindi, che ha portato poi questa visione anche di Macaluso, lei finché non l'ha conosciuto di persone e poi ha approfondito la conoscenza? Questa è una buonissima domanda, ma la risposta è complicatissima. Allora ci provo, perché è cambiato il mondo nel frattempo, e queste cose sembrano lunari oggi. Allora, il Partito Comunista è stato un pezzo di storia grandissima del nostro paese, perché c'è stato per molti anni quasi un terzo degli italiani ha votato per il Partito Comunista, che è stato il più grande partito della sinistra in Italia, ed è stata anche una strana cosa, perché è vero che dipendeva da Mosca, ma poi veniva declinata in forme del tutto italiane, e quindi era veramente molto diverso da tutti gli altri partiti comunisti che ci sono stati nel giro per il mondo. E molti hanno avuto uno zio, un nonno che è stato iscritto al PC, che è stata una grande forza della democrazia italiana, per come si è posta dentro la società, per come è riuscita a svolgere, a ottenere delle conquiste importanti, educando le masse con enorme figure, con figure grandissime. La più grande è quella di Enrico Berlinguer, no? che è stato il grande segretario, che poi è morto nel 1984. Allora, all'interno di questo corpaccione, di questo partito grandissimo, che aveva 2 milioni di iscritti, Macaluso rappresentava l'ala riformista. Lui, Napolitano, che è stato poi Presidente della Repubblica, Bufalini, Chiaromonte, erano una piccola, come dire, nicchia di figure che ritenevano che le riforme andavano fatte in maniera riformistica, cioè gradualmente, e quindi erano quindi non in maniera massimalistica, non avevano una visione utopistica della società, avevano una visione molto concreta. E questo soprattutto in chi aveva 20 anni negli anni 80 veniva visto come una cosa, come dire, troppo pragmatica, troppo poco, che faceva sognare troppo poco, ecco. Tant'è che molti dei miei amici che mi hanno scritto, lettori che mi hanno scritto in queste settimane che uscite il libro, mi hanno detto la stessa cosa: anch'io da ragazzo non amavo Macaluso, io ero per Ingrao. Me l'hanno scritto in tanti, questo, perché questo era un sentimento comune. Io devo dire, non ero neanche per Ingrao. Io mi ricordo
sono sempre stato un po' anarchico a sinistra. Ad esempio, io avevo una grande passione per Leoluco Orlando, che mi sembrava una figura di straordinario interesse a metà degli anni Ottanta. E quindi, dopodiché, oggi devo dire che in realtà quelli come Macaluso avevano ragione. Erano avanti con i tempi, perché le cose, perché era gente che diceva le conquiste vanno fatte gradualmente, vanno fatte passo dopo passo, bisogna avere la politica non è utopia, la politica è anche è grande idealità, ma è anche grande concretezza, e Macaluso queste cose le aveva fatte sul terreno, cioè le aveva sperimentate sul terreno vero dell'antimafia, nelle lotte per i contadini, per i minatori, per gli operai dei cantieri navali di Palermo. Era stato un sindacalista, che all'epoca significava essere l'apostolo degli ultimi, e quindi in realtà devo dire è stata una grande lezione per me ascoltarlo, anche una lezione che ho imparato stando con lui, è che bisogna ascoltare gli altri e mettere anche, come dire, in dubbio le tue convinzioni, perché spesso sono il frutto di ignoranza, perché spesso sono il frutto in qualche modo di pregiudizi, di cose che credi che e quindi da questo punto di vista è stata una grande lezione. E Macaluso era l'ala che riteneva che le cose vanno conquistate gradualmente, ecco, non saprei dirlo diversamente. Oggi sono tutti riformisti a sinistra, oggi non c'è nessuno che ha una visione utopistica, ecco, massimalistica, o no, quasi nessuno. È stato in realtà molto chiaro, ecco, ma è utile anche per inquadrare il periodo e cercare di capire, insomma, come si colloca il personaggio di cui stiamo parlando all'interno, insomma, a grandi linee quantomeno, di un contesto storico. E in particolare però c'è anche da dire un'altra cosa: noi non stiamo parlando soltanto del PC di quegli anni, stiamo parlando del PC in Sicilia in quegli anni, il che, se possibile, rende la cosa ancora più specifica e ancora più particolare, perché, diciamo, nel panorama italiano la Sicilia comunque aveva delle particolarità che senza dubbio, tra cui senza dubbio c'è anche la mafia, l'abbiamo già citata, ma non è neanche l'unica. C'era, per esempio, ed è raccontato bene nel libro, c'erano tutte le istanze dei contadini, che sono, tra l'altro, se non ho capito male, la prima cosa a cui Macaluso si interessa già in giovanissima età. È corretto? Come possiamo contestualizzare, diciamo, in particolare in Sicilia, l'esperienza iniziale, cioè i primi passi che Macaluso ha mosso in quella terra diventando politico, e che cosa lo ha spinto soprattutto a diventarlo? Si parla di una malattia addirittura, da cui inizia tutto. Sì, questa è un'altra cosa che secondo me è molto interessante. Macaluso a 16 anni si ammala di tubercolosi e finisce in sanatorio e ritiene di essere spacciato, è gravemente ammalato. E invece, mentre è in sanatorio, riceve la visita di un compagno, di un amico, che ha sfidato tutti, perché significava rischiare la vita andare a trovare un malato di tubercolosi. E quindi Macaluso fu colpito dall'arrivo improvviso di questa persona che aveva sfidato la malattia, che era andato a trovarlo, che si chiamava Gino Giannone. E questo ragazzo gli disse: Emanuele, io conosco i tuoi sentimenti, che è una cosa stupenda, come lo raccontava Emanuele, io conosco i tuoi sentimenti, io appartengo ad una cellula clandestina del Partito Comunista, che all'epoca era fuori legge, siamo durante il fascismo, e tu devi entrare in questa cellula. Quindi Macaluso dice: ma io sono malato, non uscirò vivo da qui, gli dice, e lui dice: no, tu uscirai vivo da qui. E dopo qualche settimana, in effetti, miracolosamente Macaluso guarisce e va a trovare questo amico Gino Giannone e entra in contatto con i comunisti della sua città, Caltanissetta, nel cuore della Sicilia, una terra poverissima, e fanno attività politica segreta, perché si rischiava il confino o il carcere all'epoca. E tutto questo avviene quando Macaluso ha 17 anni. Questa è un'altra cosa, secondo me, straordinaria, che all'epoca si diventava uomini fatti, già prestissimo, tutti quelli che hanno avuto un nonno che ha fatto la resistenza o che è stato in guerra lo sanno benissimo. All'epoca si diventava uomini già a 17-18 anni, uomini fatti. Macaluso a 19 anni guidava la CGIL di Caltanissetta.
E la cosa che io ho trovato bellissima è che, uscendo da questo luogo, da questo sanatorio vivo, Macaluso scopre due cose. La prima è la politica, la grande politica. La seconda è l'amore, perché conosce questa donna, Lina, ad una festa da ballo a Caltanissetta. Ed è, sono due cose impossibili di fronte alle quali si trova, perché da un lato il PC è un partito clandestino, illegale secondo il fascismo, e quindi deve assumere tutta una serie di precauzioni, pena l'arresto, pena il confino, e quindi questo impone una disciplina, no? Una motivazione enorme che devi avere. Dall'altro lato, anche questo amore per questa donna è una cosa impossibile in quel momento, perché questa donna è sposata in un tempo in cui non c'era il divorzio, e tra l'altro questa è un'altra, è una sottostoria: il partito è contrario alla sua relazione con Lina e gli dice: tu devi scegliere tra il partito e Lina. E lì Macaluso fa una cosa che ha fatto tante altre volte: disubbidisce, che è una cosa che mi piaceva moltissimo in lui. Lui è stato un comunista che ha disubbidito continuamente. Lui dice: io sto nel partito, ma sto anche con Lina. Ma questo accade dopo, qualche anno dopo. Però ecco, quindi Macaluso diventa comunista non tanto perché ha delle convinzioni ideologiche ferre, diventa comunista per la questione sociale, perché vede la miseria attorno a sé, una miseria nera che oggi nessuno ricorda quasi più, e sa che la politica è la redenzione per moltissimi degli uomini e donne che sono accanto a lui, e questa è la grande motivazione che lo spinge a impegnarsi politicamente, a diventare un sindacalista, a diventare poi un dirigente del Partito Comunista, e misura questa sua vocazione sul terreno concreto, cioè quindi le lotte per l'assegnazione delle terre ai contadini, e le terre erano governate dai gabellotti, che erano quasi tutti mafiosi. Totò Riina è stato un gabellotto, dove se andavi sui campi la mafia ti sparava. Lui mi ha raccontato un episodio che secondo me dice moltissimo di quel mondo, della durezza di quel mondo, ed è questo: che a un certo punto si fa la legge della riforma per l'assegnazione delle terre, il governo Bonomi, con i famosi decreti Gullo. Allora, danno le terre incolte ai contadini. Il punto è che occorreva che questi... occorreva che bisognava poi assegnare queste terre attraverso un decreto del prefetto, e soprattutto occorreva l'accordo del proprietario. Allora Macaluso va a Palermo con il barone, uno dei baroni titolari, proprietario di queste terre, fa l'accordo. Lui dice: ok, io voglio liberare le mie terre dai gabellotti, le voglio assegnare secondo la legge ai contadini. E però a quel punto dice: ok, abbiamo fatto l'accordo, però adesso sulle terre ci va lei, io me ne torno a Londra. Macaluso va sulle terre e trova la lupara dei mafiosi. Ecco, questo era il tempo, questo era l'impegno. Adesso ci arriviamo su questo. Voglio fare solo un mezzo passo indietro, perché oggi qualcuno potrebbe dire: ma com'è possibile? Il PC, il Partito Comunista, che dice a Macaluso: no, tu no, o vivi questa relazione clandestina, e quindi condividiamo evidentemente il fatto che sia clandestina, oppure no. Negli anni successivi poi è stato uno dei partiti trainanti in realtà per ottenere proprio il contrario. Perché c'è stato questo cambio a un certo punto? A cosa è dovuto? Cioè, perché questa reazione? No, perché il Partito Comunista era un partito molto bigotto, era un partito molto rigido, con una morale molto conservatrice, altro che, e anche con una doppia morale, perché il capo del Partito Comunista, Togliatti, era sposato, aveva una relazione con la futura presidente della Camera, Nilde Iotti, però non si doveva dire, era motivo di turbamento, e molti dirigenti comunisti di alto livello hanno avuto poi delle relazioni fuori dal matrimonio, eccetera. E da questo punto di vista era un partito per niente aperto, e Macaluso fu uno dei primi che disse: io questa morale la spezzo, questa morale corrente io la rifiuto, io faccio parte del nostro mondo, io sono un dirigente del Partito Comunista, credo alle idee della grande forza della sinistra rivoluzionaria italiana, però
la mia vita privata è un fatto mia, e decido io con chi stare e con chi, della donna di cui, con cui convivere. E questo è un'altra cosa che secondo me rende Macaluso un personaggio abbastanza fuori dal comune e, come ho detto all'inizio, anche abbastanza romanzesco, perché tutta la sua vita è stata piena di cose così. E da qui il motivo per cui ho scritto questo libro, perché io a un certo punto ho avuto come l'impressione di stare dentro una serie TV, perché erano talmente tante le cose, come dire, interessanti, storicamente interessanti, ma anche imprevedibili, narrativamente fortissime, che lui raccontava, che aveva vissuto, anche dolorose, molte di queste, dolorosissime, che a un certo punto ho pensato, insomma, che appunto, che secondo me era una grande storia da raccontare. Perché non è solo la biografia politica, Macaluso è una figura eponima del nostro Novecento. Assolutamente, e infatti qualcuno ho letto, insomma, nei commenti, che dice una storia da romanzo, ma effettivamente stiamo parlando di questo, cioè stiamo parlando di un romanzo sulla storia di quest'uomo, che è anche un romanzo che riguarda un po' l'Italia e la sua storia, perché giustamente si interseca la vicenda personale di Emanuele Macaluso con quella storica italiana. È stato testimone di tante cose che oggi noi ricordiamo come eventi storici. Penso per esempio alla famosa, agli episodi anche tragici, come per esempio la strage di Portella della Ginestra. Lui non era presente lì fisicamente in quel momento, però era in quel momento storico presente, faceva già politica. Qual è stato il suo ruolo, diciamo, in queste vicende storiche? Abbiamo ricordato prima, stiamo parlando di un signore che si è fatto sparare, insomma, è stato vittima di un attacco a viso aperto, gli hanno sparato addosso mentre facevano un comizio. Non era facile mettersi su un tavolo in una piazza e parlare di fronte alla popolazione locale, sapendo che lì c'erano anche i mafiosi che volevano farti la pelle. E questa la situazione. Sì. E queste furono le cose che mi fecero cambiare idea su Macaluso, perché la sua storia era una storia che meritava molto rispetto, moltissimo, ed era una storia di coraggio civile, vero. Non eravamo di fronte di un politico parolaio. Questo è una cosa che mi ha fatto rapidamente cambiare idea su Macaluso e su quelli come Macaluso. Non fu l'unico. Io nel libro racconto la storia di Pio La Torre, che poi venne assassinato dalla mafia nel 1982 a Palermo. Ecco, La Torre faceva parte della stessa corrente migliorista di Macaluso, e però il loro impegno era comune, che è un'altra figura secondo me straordinaria della sinistra italiana e siciliana, quella di Pio La Torre. La cosa che secondo me, un esempio per dire cosa è stato quel mondo, un mondo terribile, tra la fine della guerra e i primi anni 50, la mafia uccide, adesso non so il numero esatto, ma più di 30 sindacalisti in Sicilia, e per quasi nessuno è stata fatta giustizia. A me sembra, quindi non so trovare le parole giuste, cos'era, cioè occorreva un coraggio da leoni, era un mondo che oggi si fatica a immaginare, cioè se tu eri un oppositore politico, se tu ti battevi per gli ultimi, per la democrazia, ti ammazzavano. E Macaluso racconta che andò a tutti questi funerali, in alcuni ci andò anche con Pertini, che era allora un giovane socialista appena uscito dalla Resistenza, e percepivi la tragicità della storia, l'enorme tragicità della storia, che si respira in tutto il racconto che fa Macaluso. Sì, questo è molto vero, è molto vero. Tra l'altro Macaluso, noi adesso ne stiamo parlando, lo stiamo tratteggiando come politico e sindacalista, se vogliamo, ma non si è limitato
non è stato solo questo, parliamo anche di un giornalista, che ha diretto anche un giornale particolarmente importante per la sua area politica, non senza problemi neanche in questo caso, nel senso che anche in questo caso la sua attività è stata portata avanti, mi sembra che, di capire, con lo stesso spirito con cui affrontava qualsiasi cosa, cioè con una sua libertà, diciamo, intellettuale, che alle volte ha dovuto anche pagare, perché, come è normale che sia, la libertà si porta sempre dietro un costo, e questo sicuramente Macaluso lo sapeva molto bene. Ci sono infatti diversi episodi, c'è stato anche qua è molto ben raccontato, insomma, il suo screzio, diciamo, con Pertini, dovuto ad una complicata vicenda, proprio, se non sbaglio, corregga se sbaglio, proprio durante il periodo in cui era direttore all'Unità, giusto? Esatto. Allora, Macaluso negli anni dopo la relazione con Lina, che finisce alla fine degli anni 60, conosce un'altra donna, una nobil donna siciliana, che però aveva simpatie per la sinistra, che si chiamava Ninni Morroi, con cui inizia una relazione che è durata molti anni, anche una convivenza. E questa donna aveva una figlia, Fiora Pirri, che era una terrorista e che venne arrestata nel 78 e rimase in carcere in condizioni durissime, anche se non aveva mai commesso reati di sangue, per 7 anni. Ma infatti, scusi, quando lei dice una terrorista, cosa cioè, una terrorista, negli anni 70 c'erano gli anni di piombo, lei era una terrorista rossa che venne di un piccolo gruppo che operava al sud Italia, soprattutto in Campania e in Calabria. Venne arrestata e non ha mai ucciso né ferito nessuno, però insomma venne anche sospettata per il caso Moro, ma era una bufala, come si suol dire, però c'erano delle leggi durissime, perché ovviamente quella era una sfida drammatica per lo Stato, e quindi questa donna rimase in condizioni molto dure per 7 anni in galera, ed era, questo era un dramma per Macaluso, perché era il PC, combatteva giustamente i terroristi, fu uno dei fronti più avanzati contro il terrorismo rosso, e Macaluso aveva questo dramma in casa, perché la figlia della sua compagna era in galera. Adesso bisogna immaginare i dubbi, la tragedia personale di quest'uomo. E nel frattempo Macaluso era diventato direttore dell'Unità. Questa è un'altra storia incredibile, perché Macaluso viene scelto da Berlinguer pur non essendo nella stessa linea politica di Berlinguer, anzi era un oppositore alla linea di Berlinguer, però Berlinguer, che era amico di Macaluso, ne conosceva la grande intelligenza, lo sceglie come direttore dell'Unità, e devo dire, Macaluso fu un bravissimo direttore dell'Unità, tutti quelli che hanno lavorato con lui raccontano meraviglie. Fu quello che aprì il giornale alla satira, perché portò Sergio Staino, quindi aprì il giornale allo sberleffo, spesso anche allo sberleffo contro i propri capi del Partito Comunista, che era una cosa che all'epoca non si faceva, che creò molti malumori, perché era un altro tabù che veniva rotto. Ecco, Macaluso è un personaggio così, è uno che sta dentro il PC ma sta anche fuori, tutta la sua vita è stata così, dentro e fuori, e questo secondo me lo rende interessantissimo. Ma tornando a Fiora Pirri, cosa succede? Che nel 1985, alla fine del settennato, Pertini era stato eletto nel 78, nel giugno del 1985, come ultimo atto, Pertini decide di graziare questa ragazza, che è la prima terrorista che venne graziata, a fine maggio del 1985. Quindi questa donna viene liberata, scarcerata, e succede un putiferio politico, perché tutti accusano Pertini per questo gesto, molti partiti gli rinfacciano il fatto che lui aveva sempre detto che non avrebbe mai graziato una terrorista, e
ci sono dei sospetti sul fatto che in qualche modo Pertini avesse fatto un favore a Macaluso, perché i due erano molto amici, moltissimi, un'amicizia lunga durata per tutta una vita, e Macaluso andava spesso a pranzo al Quirinale, e Macaluso tiene che non ha mai avuto un ruolo in questa vicenda qua, che però fu un enorme scandalo politico e mise Macaluso in gravissimo imbarazzo, perché a un certo punto lo scandalo, perché Pertini disconobbe la sua scelta, disse io non lo volevo fare, l'ho fatto. Poi Pertini era anche un personaggio da questo punto di vista anche un po' umorale, si pentì di fronte a tutte queste valanghe di critiche che gli arrivarono addosso, perché poi Pertini voleva essere ricandidato, quindi sperava nella ricandidatura, e queste polemiche in qualche modo vanificarono queste sue speranze. E a un certo punto accusò anche Macaluso, accusò il suo segretario generale, che era all'epoca era Maccanico, e Macaluso dovette difendersi, perché il sospetto era che lui avesse utilizzato la direzione dell'unità, quindi il suo potere, per fare un favore alla sua compagna. E ecco, io racconto questa complicatissima e appassionatissima vicenda nel libro, e cercando di, appunto, di mettere ordine in quello che è una vicenda che all'epoca fece moltissimo rumore, ecco, perché anche lì c'è Pertini, il terrorismo, Macaluso, i dilemmi morali di fronte a fatti che riguardano la propria vita privata, eccetera. Ecco, io ho una domanda, perché insomma, vorrei capire perché questo titolo, cioè l'ultimo compagno, in che senso l'ultimo, da che punto di vista? Perché Macaluso negli ultimi 10 anni ha avuto un ruolo, come dire, che ha trovato grandissimo ascolto nel mondo, cioè era l'unico che ancora portava avanti le idee della sinistra in un mondo dominato dalla crisi della politica. Macaluso ha rappresentato una specie di ancoraggio ideale, e come l'ha fatto? Con numerose interviste, con libri, con una rubrica che aveva su Facebook. Ecco, questa è un'altra cosa divertente: Macaluso aveva una rubrica su Facebook pur non avendo un computer. Allora direte come faceva lui? Ogni giorno, come ha fatto per tutta la sua vita, scriveva il suo articolo, tra l'altro lo scriveva a mano, dettava ad un collega, un ex collega dell'unità, e questo lo metteva su Facebook. Però Macaluso non ha mai avuto un account Facebook, infatti io gli ho detto ma tu non vedi che piovono, cioè, i suoi questi articoli quotidiani, questa sua rubrica aveva a volte anche migliaia di like. Io ho detto guarda, piovono cuoricini ogni giorno, e lui mi disse io non vedo niente, non vedo niente che è una cosa che io ho trovato stupendo, perché è in qualche modo un uomo che prescindeva dalla vanità del consenso tipico dei social, e lui però in questa rubrica, in questa incessante comunicazione, ha rappresentato fino all'ultimo un punto di vista molto di sinistra. E quando dico molto di sinistra è che lui sosteneva che la sinistra era tale se si batteva per la grande questione sociale, cioè per gli ultimi, contro le disuguaglianze. Lui è stato un suo chiodo fisso fino all'ultimo, cioè lui diceva la sinistra non è tale se non si batte per gli ultimi, e questo era verissimo in un momento in cui gli ultimi non hanno più votato a sinistra. Perché gli ultimi, negli ultimi 10 anni, hanno votato o per i populisti o per la destra, le periferie sono dimenticate dalla sinistra. E questo è stato il grande cruccio di Macaluso, che non ha poi mai aderito al PD per polemica, per protesta, come hanno fatto tanti altri, e ha sostenuto questa grande battaglia delle idee fino all'ultimo, in molteplici forme: Facebook, articoli, interviste, veniva intervistato autorevolmente continuamente, è stato continuamente anche in televisione finché ha potuto, e da questo punto di vista è stato l'ultimo compagno, cioè l'ultimo che veramente ha sostenuto l'idea sua originaria, che lui le cose che credeva quando stava su quei campi per i contadini nella Sicilia povera del dopoguerra erano le stesse idee che aveva anche alla soglia dei 100 anni. Ed è un uomo che ha vissuto, diciamo, la nascita, l'ascesa e la discesa del Partito Comunista. Mi chiedo quindi, un po', diciamo, si è già capito, ma
Che rapporto aveva con la sinistra moderna attuale? Quindi al di là del PD, con tutto l'universo, diciamo, della sinistra attuale, era un rapporto conflittuale, immagino, se non come, addirittura forse di più di quello che ha avuto in certi momenti con il partito a cui apparteneva e che pure sì, magari in certi casi non, di cui non condivideva, diciamo, la posizione e l'opinione. Immagino che con la sinistra, diciamo, che vediamo, abbiamo visto negli ultimi decenni, non poteva che essere peggiore questo rapporto. Come lo viveva? Era stato critico fino all'ultimo con questa sinistra nella quale non si riconosceva, che la sentiva estranea, perché la sua sinistra cos'era? Sezioni di partito, comizi, battaglie sul territorio, nella concretezza, nel realismo, la grande battaglia culturale, cioè lui sosteneva che cultura e politica dovevano andare a braccetto, e questo è verissimo in un uomo che io ho sempre visto con un libro in mano. Cioè questo, se uno entrava nella piccola casa di Emanuele Macaluso a Testaccio, intanto c'erano libri ovunque, e che lui aveva letto tutti. Io non l'ho mai visto senza un libro in mano, perché lui riteneva che appunto che era la logica gramsciana per cui doveva avere una parola in più del padrone, e quindi doveva essere più colto, avere più visione. Questo, sì, questa cosa l'avevi se avevi un grande nutrimento, come dire, intellettuale. Ecco, questo è un altro aspetto che oggi non c'è più. Macaluso era cresciuto in un mondo in cui c'erano le scuole di partito, le famose frattocchie, che è stata una grande scuola del PC, e quindi tutto questo lo rendeva molto critico con l'attuale sinistra. Però è sempre rimasto a sinistra, e questo fa di lui l'ultimo compagno. Ecco, ci ha creduto fino alla fine, ecco, con una voce autorevole, limpida. Era un uomo di una grandissima intelligenza e di una stratosferica memoria. Lui mi ha detto, quando gli ho proposto di fare il libro, mi ha detto: io non ho una carta, io non ho mai tenuto un diario. Gli ho detto: perché? Perché Togliatti mi disse: chi scrive poi tende a conservare, non bisogna conservare le cose. E quindi tutta la sua vita, tutta la sua incredibile vita era tutta nella sua testa, e questo devo prendere il caricabatterie, tu poi poi il velo della diretta, vabbè, poi posso assentarmi 30 secondi? Certo, prego. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Comunque sentiamo bene. Eravamo rimasti eravamo rimasti, che adesso ho una domanda io in realtà, cioè dall'ultimo compagno eravamo rimasti al rapporto con la sinistra, ma in realtà la domanda adesso la giro, nel senso che vorrei sapere anche l'inverso, cioè il rapporto che la sinistra ha e aveva fino a poco fa con lui, cioè lo stesso travaglio era condiviso anche al contrario, c'era un senso di fastidio, perché immagino che potesse anche fastidio? Dare fastidio un personaggio del genere, sì. No, fastidio no, secondo me no. Macaluso era molto rispettato, altro che, c'era un enorme rispetto nei confronti della sua figura, era molto ascoltato, molto apprezzato, era molto stimato, anche per molti giovani. Questa è la cosa molto bella di Emanuele Macaluso, che alla fine lui era diventato nella vecchiaia quello che per molti giovani della mia generazione era appunto in Grau. C'è una figura da ascoltare con moltissimo rispetto. Lui andò a Portella della Ginestra, nell'ultimo comizio che fece a Portella Ginestra, credo che fosse nel 2019, si può vedere su YouTube questo comizio, aveva già 96 anni, 90, 95 anni, e andò lì, ed è un comizio emozionante, lui dice: sono tornato laddove tutto è cominciato, e parla ai compagni, e si vede che è un uomo che ha fatto migliaia di comizi in vita sua, perché questa è un'altra cosa che io ho trovato interessante. Io l'ho visto in questo suo salotto per tanti anni, nel quale raccontava le cose, ma poi vederlo sul campo, e lì lo si vede sul campo, lui si trasformava, perché era un leone della politica, e quindi direi no, cioè, ma alla fine Emanuele Macaluso è stata una figura
che ha scaldato molti cuori e tutti l'hanno guardato come una figura di riferimento, come uno che aveva una grande memoria storica, ma questo, ed è la cosa bellissima di lui, e che è anche molto rara, cioè lui fino all'ultimo è stato sul pezzo, cioè lui non parlava solo del passato, come fanno tanti vecchi, no, lui potevi intervistarlo sul fatto del giorno e ti rispondeva con una grandissima e lucida intelligenza, però il combinato disposto tra la sua grande memoria, il suo grande passato, il suo enorme vissuto lungo quasi un secolo e la sua capacità di decifrare lucidamente il presente, e secondo me funzionava benissimo, è stato molto molto ammirato, apprezzato, stimato. E il libro, diciamo che contiene anche, se vogliamo, una chicca, nel senso che l'ultima parte di questo libro è una ricostruzione documentale di un fatto che abbiamo già citato, cioè la circostanza per cui Macaluso è stato incarcerato per adulterio, perché lei racconta nel libro che a un certo punto questa storia ovviamente salta fuori, è qualcosa che comunque stupisce ancora oggi da sentire, ma come, in galera per adulterio perché stava con una donna che nel frattempo era sposata? Sì, effettivamente sì, e anche lui dice fu una porcheria, usa dei termini nel libro abbastanza forti ovviamente per descrivere questa circostanza, no, però in seguito alla sua morte, che adesso anticipo avviene nel gennaio del 2021, quindi proprio poco poco tempo fa, in seguito alla sua morte anche lei viene colto dal dubbio che forse si potesse ricordare male, perché ad una prima ricerca non saltavano fuori elementi oggettivi e quindi prove documentali di questo fatto. Come è stato riuscire a recuperare invece, cosa che alla fine è riuscito a fare, questi documenti relativi a questo avvenimento? Allora, io ho trovato le carte, prima avevo raccontato che appunto Macaluso è stato in carcere per 9 giorni, anche se lui non ricordava esattamente quanti giorni erano stati, nel febbraio del 1944, e lui mi aveva raccontato questo episodio tante volte, l'aveva raccontato anche in altre occasioni, perché era un episodio cruciale della sua vita. E quando Macaluso è morto il 19 gennaio, e qualche giorno dopo mi telefona un mio amico che fa l'insegnante. Io avevo fatto per Repubblica, avevo scritto un lungo articolo il giorno della morte, quella mattina, e raccontavo, tra le tante cose, era un lungo articolo dove raccontavo anche questa storia dell'adulterio. E questo mio amico mi telefonò e mi disse: sai, ho letto il tuo articolo a scuola e i ragazzi si sono appassionati tantissimo a questa storia dell'adulterio e ne abbiamo parlato per tutta l'ora, dovevi vedere come erano incuriositi, è una vicenda che fa molta impressione. E mentre parlavo con questo mio amico, a un certo punto ho avuto come un flash, perché ho detto: ma ci saranno da qualche parte le carte di questa inchiesta? E perché non mi era venuto in mente prima? Ecco, questo è un cruccio che ho, che non mi è venuto in mente prima, purtroppo, perché avrei voluto mostrarle ad Emanuele, guardarle insieme. E allora lì, adesso leggete il libro come arrivo a queste carte, alla fine, dopo, è stato anche quello abbastanza avventuroso, alla fine ho visto il fascicolo, sono stato autorizzato alla visione e anche alla riproduzione, e ho trovato, secondo me, un tesoro storico, perché in questo fascicolo c'erano 49 documenti, c'erano gli atti giudiziari dell'arresto di Emanuele Macaluso e di Lina, ma poi anche c'erano, questo non avrei mai potuto immaginarlo, c'erano anche le lettere d'amore, 4 lettere che si erano scambiati due e che il marito di Lina aveva intercettato. Erano 3 lettere di Macaluso a Lina, che Lina conservava a casa, e una lettera di Lina a Macaluso che lei non riuscì mai a spedire, più una foto con dedica, era una foto, oggi manderesti un selfie alla tua fidanzata, lei fece una foto dal fotografo e dietro scrisse: questa foto è per te Emanuele, la conserverai nel tuo cuore, e non riuscì a spedirla perché il marito scoprì questa foto e portò, insieme alla denuncia per adulterio, portò
queste lettere e questa foto in questura, come, che poi venne allegato al fascicolo processuale, quindi erano atti pubblici, come corpo del reato. Allora, devo dire, sono delle lettere emozionanti. Tutte queste carte sono di enorme interesse storico, perché raccontano cos'era il fascismo in Italia. Cioè, un tempo, un'Italia maschilista, dove si finiva in galera per una storia d'amore, perché questo era il tempo. E più c'erano queste lettere, che sono poetiche, che sono strazianti. Perché sono poetiche e sono strazianti? Perché i due erano di fronte ad una situazione che sembrava all'epoca impossibile da risolvere, perché per le ragioni che ho detto all'inizio, cioè era un amore che non apparentemente era senza sbocchi. In realtà poi nella vita c'è sempre uno sbocco, e questa è una grande morale di questa storia qua. E io mi sono... perché da queste lettere viene fuori la io le ho pubblicate, viene fuori la disperazione di una giovane coppia che si trova di fronte ad un ostacolo che è sempre insormontabile. Non ti puoi separare perché la legge non te lo consente, la morale corrente non te lo consente, il partito non te lo consente, cioè sono tutta una serie di ostacoli. E io ho pubblicato queste lettere con... io sostengo... La cosa che mi ha colpito è che Macaluso per tantissimo tempo mi aveva raccontato questa vicenda coi toni asciutti della cronaca, perché Emanuele era molto asciutto quando raccontava le cose, ma lì veniva fuori da queste lettere il romanzo di una vita, cioè veniva fuori carne e sangue, non saprei fare diversamente, cioè veniva fuori dei sentimenti che secondo me è difficile raggiungere nel corso di un'esistenza, ecco. Siamo di fronte a Romeo e Giulietta, ecco. Vero, una storia assolutamente incredibile e ben raccontata. All'inizio ho esordito, diciamo, dicendo che sono grato a Chiare Lettere, insomma, per avermi indotto, se vogliamo, a leggere un libro che da solo non avrei comprato. Voglio spiegare perché forse io, per come ragionavo e pensavo prima, non lo avrei preso, e perché invece oggi posso dirvi tranquillamente che io questo libro l'ho letto in una sera e mezza. Ma perché io, diciamo, che quando tocco il letto mi addormento abbastanza velocemente, diversamente forse lo avrei letto in una sera sola, quindi è stato soltanto per il fatto che arrivo a sera molto stanco se non sono riuscito a finirlo subito. E il motivo è proprio che questo è un romanzo, e il motivo è che qui si mischia una storia incredibile raccontata, e si vede che è raccontata, diciamo, negli istanti finali, ecco. Non so tra l'altro quanto ci è voluto per scrivere questo libro, quando è che è iniziato? Allora, abbiamo iniziato, l'ho scritto in 4 mesi. La raccolta dei documenti e delle testimonianze è iniziata prima, immagino. Sì, quella è iniziata nel dicembre del 2019. Però poi c'è stata la pandemia e non ci siamo visti per molto tempo, quindi è stato un parto molto complicato. Se non ci fosse stata la pandemia, che poi, insomma, la cosa che mi dispiace è che lui non l'abbia visto questo libro, perché secondo me io potevo anche finirlo prima, però la pandemia ha fatto saltare per aria tanti progetti, tra cui questo, perché a un certo punto mi ricordo il lavoro era diventato durissimo e soprattutto poi non avevo più la testa su quel progetto lì, perché eravamo tutti dentro una storia enormemente più grande. E poi nell'autunno l'ho ripreso, ho iniziato a scriverlo e speravo, insomma, l'ho scritto abbastanza in fretta, ecco, però ecco, non troppo in fretta, ahimè. Ecco, questo in realtà è perché volevo dire che probabilmente non avrei comprato una biografia di un personaggio che, sarò sincero, non conoscevo prima, se non magari per nome, che si sente e che però non segui, no? E di un'area politica così distante da me. In verità vi dico che questa cosa è stata estremamente illuminante, perché questa storia, la storia di Emanuele Macaluso, è qualcosa che va al di là della politica. Infatti io penso che una delle scelte migliori
di questo libro sia stata raccontare l'uomo prima ancora che raccontare il politico, il giornalista, il sindacalista o qualsiasi altra cosa abbia potuto fare nella sua vita, e sono tante, ve lo assicuro, Emanuele Macaluso. È una scelta vincente. Tra l'altro lei mi stava dicendo oggi pomeriggio, quando ci siamo sentiti, che in Italia è particolarmente difficile scrivere e vendere biografie. Perché? Soprattutto in ambito politico. Venderle le biografie, secondo me, perché non abbiamo una grande cultura verso le biografie, a differenza degli inglesi, dei tedeschi, che invece hanno un grande culto per la biografia, anche biografie voluminose di personaggi pubblici, non solo politici, sono quasi tutti dei bestseller. A noi questa cultura è sempre mancata, non so dire perché, e a maggior ragione una biografia, come dire, politica, che quindi ha un taglio storico. Adesso lasciamo stare i libri che scrivono i politici, che poi diventano bestseller perché sono dei leader in quel momento, perché fanno dei giri promozionali televisivi, però quello è un altro genere. Io dico la biografia anche che ha un taglio storico, no? E la risposta non ce l'ho, e so solo che non fa parte della nostra cultura, ecco. È sempre stato difficilissimo, però io lo sapevo e l'ho voluto fare lo stesso, perché secondo me le cose vanno fatte se uno ci crede, no? E però devo dire che i riscontri sono stati ottimi, perché alla fine la gente, i lettori capiscono che, come diceva lei, è un romanzo, non, l'uomo prevale sul politico, e anche per me era molto più interessante. Io non volevo raccontare la storia del PC attraverso Macaluso, non mi interessava, a parte che Macaluso l'aveva già fatto tante volte, ma volevo raccontare il Macaluso da film, non so come dirlo, se l'ho detto un po' male, però insomma le cose che Macaluso come figura eponima del Novecento, cioè come una figura dove tutto il Novecento in qualche modo viene riassunto, cioè, e quindi l'antifascismo, le lotte sociali del primo dopoguerra, il boom economico, il 68, il terrorismo, gli anni di piombo, tutto la grande trama del nostro secolo, e quindi le grandi conquiste civili, cioè le storie avventurose che ha avuto Macaluso, anche sentimentali, pagando ogni volta un prezzo nell'Italia che fino a quel momento lì non c'era il divorzio, insomma, che sono le cose che sono la nostra storia. E infatti è una grande figura della sinistra italiana, ma credo che anche chi non credeva o crede nelle idee della sinistra italiana possa in qualche modo identificarsi. Assolutamente sì, questo lo confermo in prima persona, e dico che il commento del volevo riportarlo come un film, ecco, l'ha centrato in pieno questo obiettivo. Infatti, se anche soltanto una persona dovesse interessarsi a una biografia politica, o meglio, appunto, come con tutta la spiegazione che vi abbiamo dato sul significato, e in particolare a questo libro, io sarò ben felice, avrò raggiunto il mio obiettivo e sono certo che ne potrà trarre assolutamente giovamento, quale che sia la sua, diciamo, visione del mondo, della realtà. Bisogna riconoscere e dare credito a persone come Macaluso di aver fatto tutto quello che hanno fatto, spendendosi in prima persona, rischiando e, vorrei dire, anche pagando praticamente sempre tutte le loro scelte. Ed è quello che abbiamo cercato di raccontare in questa oretta. Potremmo parlarne per ore, ma in realtà io preferisco indirizzarvi direttamente alla lettura del libro, perché il libro, diciamo, vi sviscera tutti gli argomenti che noi abbiamo toccato solo superficialmente questa sera. Voglio ringraziarla, Concetto Vecchio, per essere stato ospite qui da me. È stato un piacere. Grazie a voi. È stato un grande piacere, e le metterò qua sotto, ovviamente chi ci sta ascoltando troverà tutti i link sia al libro, ma anche magari adesso cercherò qualche pagina autore, diciamo, sul sito della Repubblica, immagino che ci siano, quindi se volete seguire Concetto Vecchio sul giornale per cui scrive, lo potrete fare direttamente dal link che trovate qua sotto in descrizione.
Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo appuntamento dell'Anamnesi.